BSI Palv Tour di Villa San Giovanni insieme contro la violenza sulle donne a sostegno di Maria Antonietta Rositani. Un contributo di euro 500 è stato consegnato nelle mani di Maria Antonietta dalla presidente dell'associazione culturale Bene Sociale BS Bruna Siviglia e dalla dirigente dell'istituto scolastico alberghiero di Villa San Giovanni Carmela Ciappina. BS è da sempre impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne da diversi anni, proprio per arginare un fenomeno come quello della violenza ha istituito all'interno di alcuni istituti scolastici lo sportello di ascolto. BS è da sempre impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne da diversi anni, proprio per arginare un fenomeno come quello della violenza, ha istituito all'interno di alcuni istituti scolastici lo sportello di ascolto in difesa contro ogni forma di violenza e di illegalità, con l'intento di educare i giovani all'amore responsabile, all'educazione sentimentale, incontri con gli insegnanti e le famiglie. La preside Carmela Ciappina ha voluto donare all'associazione BS un contributo per lo sviluppo dello sportello in difesa. Una parte di questo contributo, di comune accordo, abbiamo pensato di donarlo alla signora Rositani, donna coraggiosa, vittima di violenza da parte del suo ex marito, che da 17 mesi si trova ricoverata in ospedale. Un incontro molto commovente, afferma Siviglia. Guardare negli occhi Maria Antonietta mi ha fatto riflettere molto, vedere dietro il suo sorriso una grande sofferenza, ma anche tanta voglia di farcela, deve spronarci a fare sempre di più e sempre meglio, un gesto di solidarietà, afferma invece la dirigente Carmela Ciappina, per sostenere e stare vicino ad una grande donna con tanta forza e determinazione che sta cercando di riprendere in mano la propria vita.